Siamo lodati Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato, ecco, nelle parti introduttorie di questa bellissima liturgia, di questa splendida festa, chiamata anche Festa della Luce, popolarmente Candelora. Sono passati 40 giorni dal Natale e vediamo questo importantissimo e bellissimo momento che offre diversi spunti di riflessione. Io cercherò di sintetizzarne alcuni che sono molto importanti per la nostra vita di credenti. Anzitutto, che è successo alla famiglia di Nazareth? Perché noi stiamo rivivendo quello che 40 giorni dopo la nascita di Gesù hanno vissuto Gesù, Giuseppe e Maria, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. La legge del Signore, che è un po' la protagonista di questa celebrazione, la legge del Signore, andarono come era scritto nella legge del Signore. Cosa prescriveva la legge del Signore, cioè l'Antico Testamento, la parola di Dio che il popolo di Israele osservava? Che il primo maschio dovesse essere portato nel Tempio, offerto al Signore e riscattato attraverso un sacrificio per i poveri, e Giuseppe e Maria erano poveri, sono una coppia di tortore o di colombe, un sacrificio popolare, diciamo così. Nel Vangelo non c'è scritto, ma anticamente pensate che questa festa si chiamava con quest'altro nome, cioè purificazione di Maria, non presentazione al Tempio del Signore, perché c'era un'altra cosa che doveva fare la donna israelita. Veniva considerata, non vi scandalizzate di questo, l'Antico Testamento è l'Antico Testamento, a causa di tutte quante le perdite di sangue che aveva avuto per il parto, doveva stare per 40 giorni tranquilla. Dopodiché doveva fare un bagno rituale nel Tempio, proprio un bagno di purificazione, e da quel momento poteva di nuovo essere toccata, essere ammessa dentro la comunità, eccetera. Non mi scandalizzare di queste cose, perché l'Antico Testamento adesso non c'è possibilità di approfondire e spiegare perché Dio nell'Antico Testamento ha fatto fare queste cose che a noi sembrano grossolane. Non è importante per il messaggio che ci deve essere dato. Purtroppo questa è un'omelia, chi vuole approfondire queste cose viene quando facciamo gli incontri sulla Sacra Scrittura, che ci abbiamo tanto tempo per parlarne e per approfondire bene. Adesso immaginate. Voi sapete, spero che ci crediate, spero che ci crediamo tutti quanti, perché questo è un dogma di fede, non possiamo non crederci, eh? Secondo voi la Madonna quando ha partorito ha perso il sangue? Mi raccomando che dovete fare tutti così, perché la Madonna è vergine prima del parto, durante il parto e dopo il parto. La Madonna non ha sofferto i dolori del parto, eh? Questa è una verità di fede, non è una pia opinione. Quindi la Madonna doveva fare questa cosa, secondo no. Gesù doveva fare questa cosa, cioè andare con ogni primogenito? No. Ma guardate che per esempio Gesù di Nazareth, noi non ce dobbiamo pensarci di tanto, no? Fino a 30 anni, sapete che faceva nell'equivalente della domenica ebraica? Sapete che negli ebrei festeggiavano il sabato. Che facevano il sabato? Andavano in... c'è anche qua la sermonita, una bella sinagoga, ok? E che andavano a fare in sinagoga? In sinagoga andavano a fare una bella celebrazione della parola, cioè la prima parte della nostra messa. Si leggevano le scritture, si alzava il rabbino e faceva la predica. Voi pensate che la faceva Gesù la predica, o Gesù stava zitto e buono tra i banchi ad ascoltare la predica del rabbino? Ah, voi pensate? Gesù stava zitto e buono ad ascoltare la predica del rabbino, perché la prima volta che ha parlato a Nazareth, ce lo dice il Vangelo di Luca, no? Vi ricordate? Va a farsi battezzare, poi va nel deserto, ritorna e va a Nazareth nella sinagoga a dire: guardate che questa scrittura che abbiamo letto si è compiuta, sono io il Messia. Detto proprio, gli dicono: ma tu la vita che ti abbiamo visto qua, seduto dall'altra parte, che facevi fare il nome con tuo padre, ma che dici? Cosa ci fanno comprendere tutte queste cose? Che la famiglia di Nazareth e Gesù in persona, credete, il Dio, hanno osservato la legge del Signore. È in maniera perfetta e irreprensibile. Vi ricordate quando Gesù si smarrisce nel Tempio, no? Il quinto mistero gaudioso che ci ha raccontato dal Vangelo di Luca. Perché erano andati nel Tempio? Perché era prescritto dalla legge del Signore che ogni più israelita tre volte in anno doveva recarsi per l'innaggio a Gerusalemme. E Gesù, Giuseppe e Maria si mettevano sull'asinello, la cavalcatura dei poveri, e andavano a farsi 120-130 km almeno, perché tanto dista Nazareth, sull'asinello fino a Gerusalemme. Allora, primo insegnamento qual è? L'importanza della legge del Signore. Voi capite, no? Noi immaginiamo
Gesù per 30 anni si è andato a sentire le prediche dei rabbini in sinagoga, tutti i sabati. Voi pensate, qualche volta non è andato a messa la domenica Gesù, si è saltato qualche riunione in sinagoga? No, ma che Gesù c'era bisogno di andare a sentire la predica del rabbino? Guardate che se uno ci pensa bene, si perde la mente in queste cose, no? È come la Madonna che va a fare il bagno della purificazione, mi immagino gli angeli del cielo che dicono, ma che sta succedendo? La tutta pura, la tutta santa, che la madre di Dio va con le donne ebree normali a fare una cosa del genere. Voi capite, no? E quando moriamo, che ci raccontiamo al nostro Signore? Se non stiamo attenti anche noi, insomma, a osservare bene la legge del Signore, perché siamo entrati con le luci? Attenzione, eh? A un certo punto Simeone dice, ecco, per rivelazione, lo Spirito Santo di lui dice, sto bambino, è un po' quello che è successo anche ai magi, no? Gesù sembrava un bambino come tutti gli altri, gli arriva la luce dall'alto e dice no, questa è la luce per illuminare le genti, questa è la gloria del suo popolo, questo è l'atteso delle genti, ha capito e ha acceso la luce. E noi siamo entrati con le candele accese. Cosa simboleggia questa luce? Certamente la luce del Signore, no? Ma il tema principale di questa festa, come abbiamo capito, è la legge del Signore. Sapete che cosa dice il Salmo 119? I tuoi precetti, Signore, sono lampada ai miei occhi, sono luce alla mia strada. Allora, voi capite, no? Specialmente oggi, allora dobbiamo chiederci, io come sto con l'osservanza della legge del Signore? Capite? Quando una cosa il Signore la obbliga per legge, non è che ti sta con il fucile spianato a controllare se lo fai, ma ti sta dicendo, figlio mio, questa cosa non è un'opzionale, è una cosa necessaria. Altre cose non sono necessarie. Per esempio, andare a messa tutti i giorni non è necessario, è una cosa molto buona, ma non è necessaria. Ma andare a messa la domenica, come noi sappiamo, è di precetto. Se aprite il catechismo della Chiesa Cattolica, dice precetto che obbliga gravemente, nel senso che se non c'è una grave motivazione e una grave necessità si pecca gravemente. Io ho sempre detto che mai nessuno mi sentirà dire in giro per il paese tu perché non sei venuto a fissare la domenica, non lo dirò mai, perché non mi piace trattare le persone, cioè perché davanti a Dio noi abbiamo tutti una coscienza di cui rispondere. Però quello che dobbiamo imparare, uno dovrebbe pensare, vabbè, ma se per una volta non vado che succede? Come dire, umanamente potrebbe anche essere comprensibile. Perché? Perché noi non ci rendiamo conto di quello che accade alla messa, capite? Non ci, manco io mi rendo conto, state tranquilli, cioè io devo stare attento, devo stare concentrato, perché se ci rendessimo conto non ci servirebbe il precetto, andremo a messa tutti i giorni, ve lo dico io, senza dubbio, e morti dalla gioia andremo a messa, siccome non lo vediamo però, perché vedete come c'è stato il velo sopra il calice, io lo uso ancora, anche se oggi non è più indispensabile, perché quel velo ci ricorda che sotto quel velo ci stanno delle cose nascoste, capite? Gesù Caristia, tanti santi lo chiamavano Gesù nascosto, ma chi lo vede Gesù dentro l'ostia? Qualcuno dice l'ha mai visto? Io no, ci credo che ci sta. Allora che succede? La legge di Dio cosa fa? Perché è lampada che illumina? Quando io sto al buio non vedo le cose, se Dio dice attento figlio mio, la messa domenicale è legge, è importante. Attento figlio mio, non togliere la vita a un proprio simile, questo è più facile, non uccidere, è importante. Attento figlio mio, non commettere adulterio, non commettere atti impuri, è importante. Attento figlio mio, che cosa ti sta dicendo? Che anche se tu una certa cosa, faccio un esempio, pensiamo oggi ai problemi che hanno i giovani con la purezza, che oggi sembra che... non è che non, cioè, non lo capiscono proprio, d'accordo? Ma se Dio ti dice sta attento che se entri in questo ambito, entri in un ambito caliente, che significa? Forse non lo capisci, però devi avere la candela accesa, se devi accendere la lampadina, attenzione, anche se non lo capisco, qui stiamo in un ambito, capite? Non che me lo posso gestire come mi pare, mi devo confrontare con la legge del Signore. A lei mi avete visto cosa ha detto Papa Francesco ai giovani? Andare dal parroco e dirmi, parroco, mi spieghi sta cosa che io non la capisco, questo va benissimo, lo faccio pure con i grandi, capite? Perché è ancora più bello, è ancora più importante se io la legge del Signore la capisco, cioè quindi
comprendo perché, perché non è un caso che è fatta in un certo modo, noi molte volte non lo comprendiamo, allora il Signore dice, te preoccupare se non capisci, figlio mio, fidati di me, intanto fai così, poi piano piano capirai. Allora l'esempio della Sacra Famiglia di Nazareth, che si sottomette alla legge, che capite, ci sono degli inni in Oriente, l'autore della legge si sottomette alla stessa legge che lui stesso gli ha dato, perché ci sono farmaci tanti governanti nostri, che fanno le leggi per il prossimo, poi loro, non solo per loro. Gesù fa la legge, ma lui è il primo che la osserva, capite? E lo ha fatto anche con quelle norme dell'Antico Testamento che a noi ci sembrano, ed in effetti dalla sua nuova alleanza, nuova legge sarebbero state superate. Allora i messaggi di questa celebrazione concludiamo, l'importanza della legge del Signore, possiamo chiederci, conosciamo bene la legge del Signore, ci muoviamo bene dentro i 10 comandamenti, conosciamo bene le leggi della Chiesa, quelle vincolanti, no? Sono ancora vincolanti, andare a messa tutte le domeniche, confessarsi almeno a Pasqua, comunicarsi almeno a Pasqua, prima di fare la comunione e digiuno eucaristico, ecco che vuol dire già così, uno mangia una caramella, prima di fare la comunione, ci vuole la dispensa del parroco per mangiarsi la caramella, secondo la legge della Chiesa. Non cominciamo a dire, ma questi mi sembrano, la legge della Chiesa è così, poi se qualcuno vuole sapere perché è così, parla con me, io lo spiego, capite, no? Quindi com'è la mia conoscenza di tutte queste cose e il mio rapporto, capite? Perché il Signore desidera da noi che nei confronti della sua legge ci rapportiamo positivamente, cioè non la concepisco come qualche cosa che mi si appiccica addosso, ma come un aiuto che il Signore mi dà nel cammino della vita per darmi appunto delle luci, dei punti di riferimento, dei punti di orientamento che poi io posso, anzi è raccomandabile, che piano piano mi approfondisca, sia partecipando alla vita della Chiesa, sia anche mettendo in pratica i consigli del sacerdote, il parroco, sta qui per questo, se qualcuno c'è un dubbio di vero, vuole fare una chiacchierata di queste cose qui, sempre a disposizione per questo, io lo faccio tutti i giorni, dalla mattina alla sera, capite? Con un parroco, chi c'è il padre spirituale, anche che non sia il parroco, capite, no? Quindi la legge di Dio è importante, va vissuta, va anche interiorizzata, e la lampada accesa è la fede con cui io mi relaziono nei confronti della legge di Dio. Non la capisco, la faccio lo stesso, perché se Dio mi ha detto di fare così, un motivo c'è, capite? È anche un atto di umiltà che si fa nei confronti di nostro Signore. Io non capisco, ma se ha detto di farlo, lui ne sa qualcosa più di me, quindi piano piano capisco, ma intanto lo faccio. Ecco, queste sono un pochino le suggestioni, alcune delle suggestioni di questa bellissima festa. Preghiamo la Madonna che ci doni la grazia di poter sempre ravvivare e tenere accesa la lampada della nostra fede, e buona festa a tutti, e che il Signore ci conduca sempre più e sempre meglio a riconoscere Gesù come vera luce della nostra esistenza, nostra unica salvezza, nostro unico Dio e Signore. Siamo lodati Gesù e